titolo del suo intervento è strategie e strumenti per integrare servizi sociali e attività culturali nel cuore della città. Buonasera, ringrazio il direttore del Bene Comune per aver organizzato questa iniziativa di confronto, sempre molto utile per coinvolgere la cittadinanza nelle questioni che attengono i temi dell'architettura e dell'urbanistica. E altrettanto fa il ringraziamento all'assessore dell'urbanistica che da questo punto di vista si è mostrata sempre estremamente disponibile al confronto e pronta a partecipare anche alle iniziative che vengono portate avanti sia dalla fondazione che dai cittadini delle associazioni. Il mio intervento sarà estremamente sintetico per lasciare spazio anche al dibattito e sostanzialmente è in parte in continuità con alcuni temi già toccati dall'architetto Belloni. Io partirei da due assunti che potrebbero apparire abbastanza scontati, tra l'altro. Parto dal tema del concorso di idee sulla sede della regione e evidentemente l'area prescelta, quella dello stadio, l'ex stadio Romagnoli, è evidentemente un vuoto urbano. Dal momento in cui questo spazio ha perso la sua funzione è sostanzialmente privo di una destinazione e viene utilizzato attualmente prevalentemente come parcheggio e con attività sportive del campo. Allo stesso modo il Roxy, dal momento in cui non è più un contenitore ha perso anche lui la funzione di accoglienza e di ospitalità, versa in condizioni di assoluto degrado e poi è stato acquisito chiaramente al patrimonio pubblico dalla regione. E quindi quando negli anni passati si è ragionato sulla possibilità di realizzare la nuova sede della regione, ci sono stati dibattiti chiaramente sulla corretta localizzazione di questi nuovi uffici, si discuteva anche della possibilità di realizzarli al di fuori del centro urbano. Oggi mi sembra evidente che questo tema abbia un po' perso di forza e che sia invece necessario provare a ragionare sulla città costruita. Il tema del concorso quindi si incentra tutto su quest'area. Vediamo anche la prossima. Io ho provato a vedere la città al negativo, cioè individuando i rapporti come si fa di solito tra pieni e vuoti. In questa prima immagine appare una densità urbana dove gli spazi aperti sembrano prevalere rispetto al costruito. Se agli spazi aperti proviamo con l'immagine successiva ad aggiungere anche gli spazi sottoutilizzati, i fabbricati che hanno perso funzioni come quello dell'Enel, il carcere che è utilizzato ma chiaramente non ha un'intensità urbana, non è in grado di fornire alla città un ritorno funzionale e di vita sociale. E chiaramente in questo contesto il tema della densità intesa in senso tradizionale da un punto di vista prevalentemente quantitativo e quindi della cubatura dei metri quadri utilizzati perde un po' di forza, perde un po' di significato rispetto al tema invece della densità e dell'intensità urbana. La sfida quindi sembra essere quella non di preoccuparci del costruito in termini quantitativi, ma della capacità di dotare gli spazi aperti
e il costruito di quella densità d'uso che è in grado di configurare degli spazi pubblici di qualità. Per spazi pubblici di qualità, sostanzialmente, anche da questa immagine che vediamo, il rapporto tra i pieni e i vuoti, dobbiamo intendere la capacità di uno spazio aperto di essere percepibile, di essere individuabile come uno spazio pubblico. Quindi deve avere delle dimensioni che siano proporzionate all'intensità d'uso, alle funzioni che gli si affacciano. Deve avere degli elementi attrattori, deve avere dei confini che siano caratterizzati. L'architetto Bellotti aveva fatto vedere come l'area dell'ex Romagnoli si affaccia su dei vetri, cioè ci sono dei vetri che si affacciano su dei vetri urbani e che tra l'altro non offrono a questo spazio aperto delle funzioni. Devono avere un dialogo con gli edifici e devono consentire delle connessioni con altri spazi aperti. Dover avere la necessità di dare il senso dell'orientamento, cioè all'interno di questi spazi pubblici il cittadino, il fruitore, deve potersi orientare facilmente. E quindi ribadisco ancora il tema dell'intensità e della intensità delle connessioni. Questo per dire che cosa? Che probabilmente noi troppo spesso ci soffermiamo su aspetti che sono prevalentemente quantitativi, geometrici. In questo caso si tratta di ragionare più su concetti che attengono quasi alla geometria topografica. Quindi contano più le intensità, le relazioni che gli aspetti prevalentemente quantitativi. Gli aspetti della qualità degli spazi sono quelli che ci interessano prevalentemente. Quindi il tema vero del concorso probabilmente non è quello di definire un edificio che caratterizzi e qualifichi l'amministrazione regionale, che rappresenta semplicemente l'amministrazione regionale, ma deve essere uno spazio, un edificio che ha la qualità e la capacità anche di definire uno spazio pubblico, quindi lo spazio aperto, il parco che è in previsione come elemento di progetto, ogni progetto dovrà avere queste caratteristiche e queste qualità. Se vediamo anche le immagini successive, il tema che aveva affrontato Bellotti del centro urbano, dei rapporti che l'area di progetto ha con il resto della città, vediamo come il distretto militare, che sappiamo essere poco utilizzato, è uno di quegli edifici che avrebbe bisogno di tornare ad essere una sorta di emittente di attività, di usi, di funzioni, in modo tale da rivitalizzare tutto l'asse murattiano, il tema delle tre piazze, così come erano state esposte da Bellotti. E anche l'edificio dell'ex Omni, dell'Enel ha un ruolo determinante, perché è in connessione diretta con l'area dell'ex Romagnoli e potrebbe consentire di rivitalizzare e rendere fruibile lo spazio verde, e attrattivo quello spazio verde. Un altro tema decisivo mi sembra essere anche quello della rete di aria che definisce questa porzione urbana. Chiaramente l'area di intervento nasce in prossimità di una porta urbana che porta a Napoli e quindi gli assi viari di via Duca d'Aosta e via Amedeo Trivisonno si configurano quasi più come delle infrastrutture che come delle strade urbane, soprattutto via Amedeo Trivisonno, laddove in corrispondenza dell'ex stadio di quell'area verde non ha
degli edifici che prospettano su quella strada. E quindi il tema che si pone qui è in che modo, con quale configurazione spaziale le reti infrastrutturali possono favorire i collegamenti senza però dividere ciò che attraversano. E allo stesso tempo la piazza Savoia, come abbiamo visto prima, non si configura come una vera e propria piazza, proprio perché la viabilità ne costituisce un elemento di frattura, di interruzione. Non riusciamo a interconnettere uno spazio verde di straordinaria qualità, che è lo spazio storico della villa comunale, con il resto della città. E questa è una delle grandi occasioni che potrebbero venire fuori dalla rivitalizzazione dell'area dell'ex Roxy e dell'ex Romagnoli, perché potrebbero aprire a quell'idea già prospettata da Bellotti di una sorta di corridoio verde che, partendo appunto dalla villa di Cava, trovando nell'area dell'ex Romagnoli la cerniera, potrebbe condurre fino a quello che è il campus universitario, e quindi ritrovare anche quella densità di attività che possono rendere vitale uno spazio verde, perché è determinante anche riuscire a renderlo vivibile. Andiamo ancora avanti, e questa è un'immagine complessiva dove si vede appunto che se riuscissimo a ridare forza e vitalità funzionale al distretto militare, al capannone dell'ex dell'Enel, si potrebbe riattivare tutta l'area metropolitana, e dall'altro lato avere invece questo grosso corridoio verde in grado di riconnettere appunto gli spazi pubblici che abbiamo parlato. Grazie.